Timbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê, toda vez que ele vai repousar. Timbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê, toda vez que ele vai repousar. Natureza, deusa do viver. Bentrovati con l'appuntamento quindicinale con Green Sat Radio, il vostro satellite verde. Nato dalla collaborazione tra Argalazio, Abruzzo e Molise, i giornalisti agroalimentari e ambientali della FNSI e l'Associazione dei consumatori contribuenti Abruzzo. In studio Claudia Fioriti, opinion leader Donato Fioriti. Salve a tutti, dobbiamo aggiungere Claudia che oggi abbiamo due graditi ospiti. Alla mia destra Dino Pavone, rinomato chef che abbiamo già incontrato in tante circostanze, ma non in radio, vero Dino? No, non ancora. Quindi è la prima volta, battesimo a radio, salve, grazie salve. Per essere qui con noi. A seguire il capogruppo, così non mi sbaglio, Giovanni D'Onofrio, degli Alpini di Pescara, che è qui con noi. Grazie per essere qui. Salve, grazie a voi. Ricordiamo che siamo sugli 87.6 MHz di Radio Speranza in Blu, la radio della Diocesi Metropolitana di Pescara Penne. GreenSat Radio va in onda ogni sabato alle 11 e in replica alle 17.35 su Radio Speranza in Blu. GreenSat è anche television e va in onda ogni mercoledì alle 22.30 e in replica il giovedì alle 13.20 su Sky 858, TRSP e canali digitali collegati. Oggi cercheremo di unire con i nostri ospiti le tradizioni alpine nostrane con quelle culinarie, attraverso le parole di Giovanni D'Onofrio e Dino Pavone, rispettivamente capogruppo della sezione alpini di Pescara e chef di Emozioni d'Abruzzo. Iniziamo con lo chef Dino Pavone. Recentemente, presso la sua struttura Emozioni d'Abruzzo, si è tenuta la notte della nomination Green Ribbon e lei era tra i vincitori. Una magnifica serata riproposta in onda su Sky 858 nella nostra rubrica televisiva omonima GreenSat. Che sensazioni ha provato? Molto emozionante, sto rivivendo le stesse emozioni anche oggi, come si vede forse. È stato eccellente, ci siamo potuti esprimere, il nostro menù, la nostra sfida raccolta era la borragine. Sì, infatti ricordiamo il menù della borragine è quello che aveva vinto sì, la sfida. Siamo partiti da un aperitivo a base di borragine, mi ricordo, creato apposta per l'occasione, poi dai pastellati, insomma la borragine che si coltiva ma si raccoglie anche in stato brado, quindi selvatica, e quindi poi abbiamo creato anche un primo con un timballino di verdure alla borragine, molto particolare, il piatto si chiama timballino pagliaroli, si può avere sempre, e poi abbiamo creato invece un fagottino di carne marchigiana, le 5R, con borragine e questa crosta su una base di funghetto e tartufo nero. E poi abbiamo chiuso con un dolce però non alla borragine, perché non avevamo trovato, ricordo, i fiorellini blu che mancavano, quindi abbiamo fatto, se non sbaglio, cosa abbiamo fatto, Donato? Adesso io non lo ricordo esattamente, però ti devo dire una cosa che non so se tu hai notato. Una sfoglia. Allora, in tutto sì. questo periodo, quindi le sfide che abbiamo fatto con i vari chef di primissimo piano, poi però quando abbiamo dovuto preparare la rubrica televisiva vera e propria, quindi la sigla della rubrica, abbiamo utilizzato te e tua figlia. Tu questo non so se ci hai mai fatto caso. Sì, l'ho visto. Quindi nella sigla, in primissimo piano, abbiamo dato spazio, insomma, a quello che noi ritenevamo lo chef per antonomasia. Grazie. E quindi ci ha fatto molto piacere, anche perché devo dire che sei stato molto bravo sia nella preparazione che poi nella spiegazione dei piatti. Grazie ancora. E qui diciamo dove si trova questo ristorante. Benissimo, noi siamo a Colle Corvino, al civico di via, al civico numero 1 di via Chieti, sul viale dei Pini, quindi... Ma lì è grandissimo, poi si vede. Si vede, siamo sulla strada. Si fa la Vestina venendo a Montesilvano Pescara, si va per Loreto, alla rotonda di Colle Corvino, si sale a 1 chilometro, siamo lì. Quando vedete un parco verde e tanto spazio esterno, una buona cucina, un orto... E sentite un'emozione, allora l'emozione emozioni d'Abruzzo. Benissimo, vedete un bell'orto adesso in questo momento a metro zero, come tu sai,
e poi lo stiamo ripreparando, ad esempio i pomodori pelati da fare, poi in bottiglia, diciamo il pelato ma fatto da noi, spellato per dire, sì. E poi i peperoni, insomma le insalate. E poi dobbiamo dire che non si tratta mai di qualcosa di banale, perché quando tu prepari le serate, le prepari con musica, canti, iniziative, sì. Cioè c'è tutto un corollario al assolutamente cibo. Assolutamente sì, noi ripartiamo, se posso accennare, dal 20 di giugno con la quarta edizione di Mozioni Vino Arte e Musica, includiamo l'Orto Metro Zero e ci troviamo alla 48esima serata, quindi si farà una inaugurazione e posso già invitare tutti chi vuole partecipare, quindi la sera dalle 8. Questa volta la potremmo dedicare alle Spo, che dici? Assolutamente, ma assolutamente, per esempio, l'orto, proprio. L'Expo si parla di alimentazione, di cibo, certo, come alimentare il pianeta, cominciamo certo. dal territorio, perché no? E sappiamo che proprio pochissimi giorni addietro è stato protagonista di un'altra bellissima iniziativa, ce ne vuole parlare? Sì, grazie. Noi abbiamo presentato il premio Qualità Abruzzo, c'è stata la premiazione proprio l'altro giorno, sabato, Villa Comunale, al Teatro Comunale di Città Sant'Angelo, però abbiamo fatto diverse serate, quindi cinque, alcune tra cui una dedicata al formaggio per dire, una dedicata ai pomodori, alle paste. E sempre in blind test, quindi abbiamo degustato, assaggiato, io ho fatto anche la cucina per quella serata, ero anche il capo panel, quindi presidente di giuria, e con prodotti che noi non conoscevamo, quindi molto molto particolare, molto rappresentativa, ma anche con difficoltà, responsabilità praticamente, perché certo. Dietro queste etichette non vedevamo c'erano dei nomi molto importanti, quindi abbiamo dovuto veramente sudare il sette, capisce? Assolutamente sì, è stato molto molto bello, molto carino, e questo fa crescere l'Abruzzo, perché poi mettersi in competizione e creare queste situazioni significa che uno rischia, che uno sfida, come facciamo noi, ti metti in gioco, giochi, e quello il che rischio c'è sempre. Non è vincere il premio, è partecipare al premio, quindi certo. È molto importante. E per luglio è indetta invece quella dei vini, quindi verso i primi di luglio ci sarà i vini, sempre per l'Abruzzo parliamo, comunque solo prodotti territoriali, e in questo caso vini abruzzesi. Nostrani. Se posso aggiungere una domanda che mi viene in mente adesso e che secondo me è importante anche per definire meglio proprio la tua attività di chef e di ristoratore, quanto ha influito la tua esperienza tedesca in ambito invece portato in ambito abruzzese? Allora, stare all'estero, io se posso dirlo, sono stati tantissimi anni, 4 anni a Bonn, 20 anni a Coblenza, di cui ho diretto un'attività mia personale, 17 anni con mio fratello Gabriele, che tuttora ancora lì a Coblenza, con il ristorante La Gondola, se qualcuno si trovasse dalle parti di Bonn, Coblenza. Allora, lo diciamo adesso, ristorante La Gondola. La Gondola, che esiste ancora, è un bel locale, e quindi noi si faceva tanta fatica per l'approvvigionamento dei prodotti, Colonia, Francoforte, quindi sto parlando 70-80 km come 100-110 km, quindi per approvvigionare la passione, ecco, questa è la passione, per fare un prodotto vero. Noi che veniamo da un'azienda agricola, Farindola, nati lì e cresciuti con il latte munto 5 minuti prima, l'uovo raccolto, preso dalla galleria, queste cose qui. Dino, prima di dare la pausa musicale, sì. L'ultimissimo evento, quello delle virtù che hai fatto proprio appena, sì, il primo, sì, maggio. Sì, 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 beh, le virtù noi le facciamo in considerazione tutti gli anni e raccogliamo molto dal nostro orto. Quindi non è solo una caratteristica teramana, tu dici lo fai sempre tutti gli anni. Sì, sì, assolutamente. Vabbè, ma noi dobbiamo considerare che la parte vestina, tutto il territorio vestino, fino a 80 anni fa circa, era Teramo. Quindi risente di questa. Abbiamo rispolverato un po' le origini, che poi si torna nell'orto, si torna nelle cose essenziali, il territorio, le eccellenze, quindi perché no, assolutamente sì. È teramano, ma siamo in Abruzzo, quindi grazie. Va bene, allora ci fermiamo un attimo, un breve stacco musicale e torniamo qui sempre sugli 87.6 MHz. Non sarà soltanto
l'amore non è una stella che al mattino se ne va. Oh no, 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 non sarà un'avventura. Questo amore è fatto solo di poesia. Tu sei mia, tu sei mia, fino a quando gli occhi miei avranno luce per guardare gli occhi tuoi. Innamorato sempre di più, in fondo all'anima, per sempre tu. Perché non è una promessa, ma è quel che sarà. Domani è sempre, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà. No, non sarà un'avventura, un'avventura. Non è un fuoco che col vento può morire. Torniamo di nuovo su Radio Speranza in Blu, sempre sugli 87.6 MHz. Ricordiamo www.radiosperanza.it, questo è il nostro portale, la nostra mail radiosperanza@diocesipescara.it. Siamo su Facebook alla pagina Radio Speranza. Potete contattarci su WhatsApp o tramite SMS al 333-5809-643. Ricordiamo anche i due siti di questa trasmissione: www.grinsat.eu, che è quello televisivo di Sky 858 e radiofonico di Radio Speranza in Blu Pescara e Radio Lucio Abruzzo Chieti, e quello dei consumatori, che è www.contribuenteabruzzo.it, per coloro che avessero necessità di tutela da parte dei diritti dei cittadini. Bentrovati con GreenSat, ricordiamo che oggi in studio sono presenti Giovanni D'Onofrio e Dino Pavone, rispettivamente presidente della sezione alpini di Pescara e chef di Emozioni d'Abruzzo. Guarda che a me già mi ha rimproverato prima, si dice capogruppo. Capogruppo. Beh. A Giovanni D'Onofrio volevo chiedere, da quanto tempo esiste la vostra sezione in Pescara e di cosa si occupa? Allora, il gruppo di Pescara esiste già ormai dalla Seconda Guerra Mondiale, appena la Seconda Guerra Mondiale. È stato costituito con delle persone a cui piaceva stare insieme, che volevano fare aggregazione, volontariato e dare la possibilità a quant'altri di ristare insieme dopo il servizio militare. Si sono succeduti nel corso degli anni diversi capigruppo, tra cui uno che tra l'altro è medaglia d'oro, il dottor Raffaele Ceri Pugliese. L'ultimo purtroppo ci ha lasciato l'anno scorso, come diciamo noi è andato avanti, e da quello mi hanno nominato capogruppo a Pescara. Praticamente il nostro gruppo principalmente fa attività di tipo aggregativo, quindi abbiamo una sede qui a Pescara dove ci si ritrova quando serve e in particolare a 3 giorni la settimana siamo sempre aperti. Abbiamo fatto tanto volontariato, lo continuiamo a fare, abbiamo pure una sezione di protezione civile che quando serve viene allertata, veniamo chiamati o quant'altro. Io purtroppo, devo dire purtroppo, anche se con grossi ricordi, ho avuto delle esperienze veramente pesanti anche dal punto di vista lavorativo sul terremoto in Molise. Quindi anche lì c'è stata una grande partecipazione, come c'è stata per quella dell'Aquila, dove gli alpini hanno fatto veramente tantissimo e non ultimo a Fossa hanno costruito 33 casette, come il nostro inno 33, più una chiesa dove, se vi capita di andare, andateci, c'è una bellissima statua di un Gesù Cristo scolpito in un tronco di legno appesa sull'altare, che è meravigliosa. Poi in Abruzzo, come nelle altre regioni d'Italia, ci sono tanti gruppi. In Abruzzo sono circa 195-196 gruppi e siamo nella sezione Abruzzi, che si chiama ancora Abruzzi come una vecchia volta. Vecchia terminologia, non Abruzzo. E praticamente siamo oltre 10.000 gli iscritti effettivi.
Quindi è una bella regione dal punto di vista alpino, poi la tradizione alpina, una bella tradizione, una bellissima tradizione quella che c'è qua da noi. E effettivamente ci sono state delle grandissime persone che hanno fatto il nome degli alpini anche in Abruzzo, tra i vari reduci, eroi e quant'altro. E noi ricordiamo anche il nostro direttore di Radio Speranza in Blu, Dorremo Chioditti, sì, che è un alpino fiero di esserlo. Meno male. E a me è fatto piacere stasera, venendo qui, incontrare un alpino che era dormiente, li chiamiamo purtroppo, quelli che aspettano, e allora li invitiamo spesso e volentieri. Però si riattivano immediatamente. Ritrovano subito lo spirito. Poi grazie anche a Donato che mi ha chiamato, lo voglio ringraziare perché mi ha chiamato, e mi ha fatto piacere quando l'ho visto per la prima volta presso la nostra sede, perché perlomeno mi ha detto di aver apprezzato la nostra compagnia. Abbiamo apprezzato moltissimo la compagnia, l'allegria. Poi l'allegria. Io l'ho sempre apprezzato con gli alpini perché vengo dalla tradizione familiare di mio zio in particolare, è operativo come... Quindi andiamo avanti con questa situazione di continuo movimento per quanto riguarda il coinvolgimento sia delle persone che per le cose che facciamo. Abbiamo anche un coro che, e lui ti stava aspettando, insomma, avete un coro veramente di qualità. Sì, grazie, sì, effettivamente è vero, ce lo riconoscono in tanti, è costituito dal 91 ormai, siamo stati anche a cantare a Giovanni Paolo II, al Papa, siamo stati anche in Vaticano a cantare, e l'ultimo concerto l'abbiamo fatto alla Madonna dell'Ambro a Montefortino nelle Marche, proprio il 25 di aprile. E poi come professionisti vi vedete 3 volte a settimana? Ci vediamo la settimana, e a seconda anche degli impegni che abbiamo, ci riportiamo. Quanti a elementi farle. Sono? Nel adesso ne siamo 16-18, purtroppo l'anno scorso ne abbiamo persi 3, che sono andati avanti anche loro. Però abbiamo tra l'altro un maestro che è il maestro Arnaldo Vernamonte, che ci prepara delle canzoni stupende, bellissime, a 4 voci. E tanto per restare in tema di Radio Speranza, già ci hanno chiesto dalla parte del Centro Nazareth di venire a fare un concerto per le persone che si trovano qui dentro. Stiamo tra l'altro in questi giorni in fermento, molto 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 fermento, in agitazione feroce, perché il 15, 16 e 17 maggio credo che gli ha bruciato tutte le domande. Ci sarebbe da parlare degli alpini fino a non so quanto, perché di situazioni che ne possiamo portare ce n'è infinite. Torneremo con le vostre iniziative poi in maniera cadenzata, magari proprio per seguirle. Benissimo. Sappiamo che nei prossimi giorni ci sarà appunto questo raduno nazionale degli alpini in L'Aquila. Sì. Quindi stiamo in fermento per questo. Io con il mio gruppo abbiamo per esempio fatto già un giro e continueremo a distribuire i manifesti da mettere proprio per fare vedere questa bellissima adunata che è l'88esima che si farà all'Aquila. Ma avete fatto un sopralluogo? Il giro che farete all'Aquila, sai più o meno quale sarà? Sì, certo. Allora all'Aquila ci sarà, diciamo, lo svolgimento sarà fatto in questo modo. Il giorno 15 sarà l'apertura ufficiale con l'alzabandiera e l'inaugurazione della cittadella degli alpini, che starà nel parco del castello. Poi ci saranno tutte le altre manifestazioni a seguire. Il sabato ci sarà invece tutto quello che è lo shopping, chiamiamolo così, il giro per la città a guardare quant'altro ci può essere di cittadino, purtroppo anche le gru, le transenne che sono all'Aquila. Anche questo farà capire che la Dunata è stata voluta dal nostro presidente sezionale Giovanni Natale proprio per riportare sul tavolo quella che è la situazione dell'Aquila. E quindi il sabato, diciamo che si concluderà in modo abbastanza molto festoso con grandi cori,
ci saranno cori, fanfare sparsi un po' per tutti i paesi, bevute e quant'altro. Con alpini. Moderazione, ha detto Lorevo prima. Sì, sì. Con moderazione. E il clou sarà la domenica mattina con la sfilata, e la sfilata è abbastanza semplice come organizzazione, se vuoi, cioè molto complicata, perché pensate a immaginare che la città che terrà la dunata viene nominata il settembre di 2 anni prima. Addirittura. Quindi questo settembre verrà nominata la città che terrà la dunata nel 2017. Asti è stata nominata a settembre scorso. Insomma, vi portate avanti col lavoro, sì, non come quegli altri che vanno avanti, però insomma è abbastanza portato. Impegnativa. Credo, Giovanni, dai cenni che mi fa una regia, che più o meno, vero Claudia? Sì, siamo quindi... Però ritorneremo poi sulle vostre iniziative, sia di Giovanni D'Onofrio, capogruppo della sezione Alpini di Pescara, sia dello chef Dino Pavone, che è sempre, oltre che con Emozioni d'Abruzzo, con le altre sue iniziative, sempre in effervescenza. Salutiamo quindi i nostri ospiti e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata in compagnia dei programmi di Radio Speranza in Blu. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Un cordiale arrivederci da Claudio Fioriti e Donato. Da Donato, da Dino. Grazie, grazie, un abbraccio, arrivederci. Ciao, un ciao. Caro saluto alpino. Ciao, ciao, grazie. Timbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê, toda vez que ele vai repousar. Timbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê, toda vez que ele vai repousar. Natureza, deusa do viver, a beleza...